Ciao, io sono Cinzia. E io sono Fabio. E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questo nuovo episodio speciale di inizio anno in cui andiamo a vedere tutti quelli che dovrebbero essere i film che usciranno quest'anno, a vedere un po' qual è la ciccia che viene fuori dal mondo dell'animazione e non solo. Sì, i film che attenderemo di più quest'anno. In questo episodio non daremo delle date perché sono molto labili ultimamente, esatto. Lo sapete, però sul nostro sito, nella pagina prossime uscite, trovate tutte le date regolarmente aggiornate su quando usciranno tutti questi capolavori dell'animazione e non solo. Esatto, il modo ideale per rimanere sul pezzo, ve lo ricordiamo. E anche tanto altro rispetto a quello che andremo a citare oggi, che sarà proprio un sunto del best of the best. Sì, e poi soprattutto secondo noi, quindi magari ci sono cose incredibili che a voi interessano tantissimo, ma che a noi non dicono niente. Quindi andate assolutamente a controllare se c'è qualcosa che vi interessa. Partiamo subito con il primo. Siamo in casa Disney, il nuovo lungometraggio Disney che sarà il 61esimo. A questo punto penso proprio di sì. Esatto, che sarà Strange World. Diretto da Don Hall, che è lo stesso regista di Raya, Oceania e Big Hero 6, quindi comunque film che a me personalmente sono piaciuti tutti, quindi speriamo che anche in questo caso sia qualcosa di pazzesco. E anche qua sembra essere questo mondo fantasy, vabbè, si ha una sola singola visual di ciò che sarà, non hanno rilasciato ancora molto, però sembra questa avventura in questo mondo fatato, pieno di leggende, funghi e altre cose, molto viola. Sì, a me come regista non fa impazzire, i suoi film sono un po' quelli un po' meno belli di Disney secondo me, però non di meno lo attendiamo, ecco, andremo sicuramente a vederlo. Successivamente invece da casa Pixar, qui c'è molta più attesa e anche molte più aspettative, perché c'è Turning Red, diretto da Domi Ishii, di cui abbiamo già fatto la trailer reaction che trovate in descrizione fra i link, ed è la storia di questa ragazza che non riesce a trattenere le emozioni forti e quando non ci riesce si trasforma in questo enorme panda gigante rosso. Che dire, dal trailer già sembrava una roba stra interessante, stra toccante, anche dalle cose divertenti, e che dire, lo aspettiamo tantissimo perché probabilmente sarà la main line di Pixar. Sì, è uno dei film che aspetto di più quest'anno. Sì. Insieme all'altro film Pixar che è Lightyear, quindi anche in questo caso trailer reaction in descrizione, la storia del vero Buzz Lightyear, quello da cui è stato tratto il giocattolo di Toy Story. Wow, cioè scienza, spazio, scene d'azione, è il mio, un po' meno per Cinzia. Sì, un po' meno per me, però il trailer è comunque epico quanto basta. To Infinity. And Beyond. Oh yeah, bene. Poi sempre nell'ombrello di casa Disney, però qui scendiamo proprio malissimo. Sì, abbastanza. Perché 20th Century ci porta le avventure di Buck Wild della saga dell'era glaciale, che ormai è inabissata malissimo. Abbiamo visto il trailer, la qualità in generale sembra pessima. E quindi non ci contiamo molto, però se siete fan della saga sappiate che uscirà un nuovo capitolo. Sì, dire che hanno perso smalto è un po' un eufemismo. Magari poi il film sarà un po' meglio rispetto al trailer, perché a volte nel trailer vengono comunque messe cose non del tutto finite. Sì, però sì. Magari lo fanno apposta in modo da attrarre le cose negative, così si fanno pubblicità da soli e poi invece, vedi che in realtà la qualità era buona. Hanno tolto un frame e tutto lo shading e via, è fatta. Sempre in casa 20th Century Fox, film che personalmente non ci interessa perché è una serie che noi non seguiamo, di cui non siamo appassionati, però esce il film di The Bob's Burger, quindi se siete interessati sicuramente è una buona notizia, ecco. Ve lo segnaliamo. Poi invece passiamo a Sony Pictures Animation, quindi uno degli studi che sta tirando fuori delle cose incredibili, delle mine assurde negli ultimi anni, e quest'anno uscirà il secondo capitolo di Spider-Verse, quindi Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1, esatto, di cui abbiamo fatto la reaction al first look. Sembra già qualcosa di incredibile. Abbiamo Miles Morales e Gwen, ovviamente Gwen era uno dei nostri personaggi preferiti nel primo, quindi attenzione.
attesissimo questo nuovo capitolo. Non vediamo veramente l'ora di vedere Sony che cosa farà. E di contro non c'è altro di Sony in quest'anno a parte Hotel Transylvania Transformania, che è già uscito, ve lo segnaliamo comunque, però è uscito da poco su Prime Video, e diciamo che hanno tolto quello e adesso si concentrano per bene su Spider-Verse, meno male. Speriamo. Successivamente passiamo a casa DreamWorks, in cui hanno tirato questa mina incredibile, almeno per quanto mi riguarda, The Bad Guys. Abbiamo la trailer reaction in descrizione e sembra una roba pazzesca che mischia i cattivi però visti dal punto di vista dei buoni, quindi un po' Ralph spacca tutto, però ci sono anche le rapine, insomma sembra veramente incredibile. Poi il trailer spassosissimo, quindi non vediamo l'ora di vederlo, assolutamente da segnarvi sul calendario la data, che poi cambierà ovviamente. E poi segnaliamo rapidamente anche Gatto con gli stivali 2, The Last Wish, e vabbè. Il primo non aveva fatto abbastanza flop, a quanto pare. Rimasugli della saga di Shrek. Ecco. Anche lì, tipo, il più grande film della storia del cinema d'animazione che finisce male, probabilmente. Poi invece, spostandoci su Paramount, abbiamo Rumble, che è un film di questi mostri che fanno wrestling, esatto, e che si allenano. Wrestler. Il trailer sembra ok, diciamo, sì, né infamia né gloria, però ve lo segnaliamo in caso siate interessati. Sì, potrebbe comunque essere interessante. La Paramount Animation si sta pian piano formando, quindi potrebbe regalarci sorprese. E poi abbiamo anche Under the Boardwalk, di cui però si sa veramente poco. Sì, che tratta di granchi. Sì. E via. Invece in casa Illumination abbiamo il nuovo, ovviamente, Minions The Rise of Gru, giusto per continuare a lucrare, però a differenza del primo Minions, in questo caso, tornando Gru, potrebbero ritrovare un attimo quella verve che avevano i primi Cattivissimo Me, e che dire, sicuramente lo recuperiamo e vi facciamo sapere. È un Gru bambino molto carino. Sì. Il trailer non lascia delusi, quindi speriamo che il film faccia altrettanto. Sì, perché i Minions finalmente tornano al loro ruolo di spalla comica. Esatto. E oltre a Minions abbiamo anche Super Mario Bros, quindi il film sull'idraulico italiano più famoso del mondo. Che dire, non sono un fan per niente di Super Mario, mai giocati, è un po' sulla scia del non sappiamo più che cosa fare in film, eccetera. Che cosa facciamo? Beh, c'è il mondo dei videogiochi, potremmo metterlo sotto forma di film. Ah, grande idea, peccato che sia una roba tremendamente difficile, visto che Arcane ha dimostrato che si può fare e si può fare bene. Adesso l'asticella è molto alta da superare. Invece la Warner ci porta DC League of Super Pets, quindi i simpatici cuccioli a quattro zampe dei supereroi, che a quanto pare hanno dei superpoteri anche loro. Abbiamo visto il trailer ed è molto simpatico. Potrebbe sembrare una cavolata, probabilmente lo è, però gli diamo il beneficio del dubbio. Potrebbe essere simpatico e carino, stiamo a vedere. Poi ho un debole per i film sui, sì, cani. Sì, si è capito. Sembrano e sono carini. Sì, 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 sì. No, ma ho visto di peggio, ho visto decisamente di peggio. Perfetto. E su quest'onda passiamo anche a Skydance Animation, che è uno studio anche qui nuovo. Per ora hanno fatto un corto, Blush, che ha anche ricevuto diverse nomination, sì, se non proprio premi. È già vincitore di qualunque cosa, praticamente. E su Apple usciranno con due film, Luck e Spellbound, entrambi fantasy, quindi in questi mondi inventati che hanno entrambi come protagoniste due ragazze. E che dire, le uniche due visual che si hanno di questi film sembrano interessanti e quindi li aspettiamo con entusiasmo. Sì, poi già dall'anno scorso ci tiriamo dietro My Father's Dragon, diretto da Nora Chumi, di Cartoon Saloon, che ovviamente stiamo aspettando già da mo. Sì, non è uscito nemmeno un teaserino blando in un anno intero, doveva uscire l'anno scorso, ma a quanto pare proprio no, però è Cartoon Saloon, quindi daje. E uscirà su Netflix insieme poi anche a un Pinocchio, tra i tanti che usciranno quest'anno, però questo sarà un musical stop motion di Guillermo del Toro, quindi boh, non si sa. L'hanno fatto ormai in tutte le salse, cioè... Devono aggiungere diversi flavor a questa storia ormai vecchia come secolare, il mondo. E però vedremo. Nel mondo sempre del
dello stop motion e anche sempre su Netflix uscirà Wendell and Wild di Henry Selick, di cui è uscito proprio un leggerissimo sneak peek. Stop motion inquietantissimo. Sì, esatto. Però... di cui non si sa tantissimo, però comunque Henry Selick, esatto, è anche colui che ci ha portato Coraline, quindi comunque non lo sottovalutiamo. Assolutamente, assolutamente. È un pazzo furioso e vedremo che cosa si tirerà fuori anche questa volta. Poi sempre su Netflix abbiamo The Sea Beast, diretto da Chris Williams, che è uno dei fuggitivi della Disney, diciamo, e che sì, si sono rifugiati in casa Netflix per avere probabilmente più libertà creativa. Si sa poco e niente della storia, però comunque diciamo che le premesse di volere più creatività, insomma, potrebbe essere interessante. Assolutamente, così come anche questo Blazing Samurai, che non vi fate trarre in inganno dalla copertina di questo grosso gatto con il perizoma, perché in realtà si parlerà di appunto Kung Fu, samurai, eccetera, quindi potrebbe avere i combattimenti migliori del mondo, che ne sappiamo noi, lo aspettiamo, tanto i visual sembrano fighi, stiamo a vedere. Sì, speriamo, è entrato un po' in un loop negativo di distribuzione, sì, quindi speriamo che riesca effettivamente ad emergere, però dovrebbe essere finito. Poi invece Cinesight ci porta Hit Pig, diretto da Cinzia Angelini, quindi una regista italiana che ha già lavorato comunque ad esempio alla saga dei Minions e che tra l'altro ha fatto il corto Mila, di cui dobbiamo ancora parlare su questo canale, ma che potete recuperare tranquillamente su RaiPlay, quindi se non l'avete ancora visto guardatelo perché è pazzesco. Assolutamente. E quindi si sa poco e niente di questo Hit Pig, però lo attendiamo. Esatto, come prossimo lavoro di Cinzia Angelini. Invece il nuovo lavoro di Mamoru Hosoda, ci spostiamo in modo diametralmente opposto in Giappone, Belle di Studio Cisu, lo aspettiamo da una vita, non vediamo l'ora di guardarlo, dovrebbe essere una cosa pazzesca, incredibile, impressionante. Speriamo esca presto. Esatto. Abbiamo anche qui la trailer reaction che abbiamo fatto fischia mesi fa e quindi se non l'avete vista potete recuperarla. Poi invece Masaaki Yuasa ci porta Inuho, quindi dallo studio Saiyansaru, è un regista molto particolare e in questo film probabilmente non sarà da meno. Lo stile è molto particolare, sembra questo mix tra realtà, fantasia, immaginazione, musica, movimento, animazione, diversi stili, eccetera. Una follia. Quindi, totale. Sì, staremo a vedere. Poi quest'anno dovrebbe anche uscire The Deer King, speriamo, perché sembra qualcosa di incredibile. Ne avevamo già fatto la trailer reaction, che anche in questo caso vi lasciamo in descrizione. È questa avventura epica con questo regista leggendario praticamente. Sì. In questo mondo fantasy un po' alla Princess Mononoke ci sono questi avvenimenti, questi combattimenti tra fazioni, che sembra qualcosa di... Sì, la cosa più epica del mondo. Sì. Poi abbiamo Suzume no Tojimari, il nuovo film di Makoto Shinkai, un regista di Weathering With You, Your Name, eccetera. Ma lo aspettiamo come mai prima d'ora, insomma, sembra aver preso un lato molto ecologico, ecologista lui, quindi è assolutamente interessante. Stiamo a vedere quello che produrrà. Interessatissimi. Sì, sì, decisamente. Poi sempre dal Giappone abbiamo The Imaginary, il nuovo film dello studio Ponok, di cui ne abbiamo fatto una breve trailer reaction che vi lasciamo in descrizione, ed è lo studio che ci ha portato Mary e il fiore della strega, e i cui principali fondatori sono praticamente usciti dallo studio Ghibli nei suoi momenti non proprio felici. Esatto. E hanno seguito la loro strada, quindi comunque i loro film hanno molto vibe in stile studio Ghibli, quindi se vi piace dateci un'occhiata. Il livello è leggermente inferiore, però sì, comunque sono dei film molto carini e questo sarà il loro secondo. Sì. Poi abbiamo Goodbye Don Glaze, diretto da Atsuko Ishizuka, che è la regista di Piano Forest e No Game No Life Zero. E che dire, non abbiamo visto nessuno dei suoi film, però è una regista che ci piacerebbe approfondire e scoprire, perché dai visual sembrano film molto interessanti e quindi questo nuovo film sarà l'occasione probabilmente per noi di scoprire un nuovo volto dell'animazione giapponese. Esatto. Poi su Netflix, sempre per il mondo nipponico, uscirà The Orbital Children, diretto da
da Mitsuo Iso, che è un key animator praticamente leggendario. Sì, ha fatto di tutto. Opere incredibili come Evangelion, Gundam, Le avventure di Jojo e vari film dello studio Ghibli, Ghost in the Shell, Perfect Blue. Cioè, insomma, ha lavorato con la creme dell'animazione giapponese e quest'anno si lancerà in questo nuovo progetto, però da regista. Sì, la storia racconta di questi ragazzini che hanno questo incidente nello spazio e dovranno cercare di sopravvivere e ritornare a casa. Però ci sono anche un po' dei rimandi a tematiche social o comunque sì, di intelligenza artificiale, quindi vedremo che cosa ne hanno fatto di queste tematiche. Sì, e con l'esplorazione dello spazio, di come si sta evolvendo e come sarà in futuro. Poi c'è questo Bubble, diretto da Tetsuro Araki, che è un storico regista che ha fatto Robina, cioè proprio, sai, quelle cosine piccole, Death Note, Attack on Titan, quelle cose che sì, le vedi passare, dici sì, vabbè, carina, no? Ecco, e, insomma, lo aspettiamo tantissimo, il film sembra interessante. Sì, sì, decisamente. Poi sempre anche su Netflix uscirà Drifting Home, realizzato dallo studio Colorido, che ha fatto già dei film abbastanza interessanti come Penguin Highway e Whisker Away, e aveva anche fatto un corto all'interno di Star Wars Visions. Quindi la storia sembra molto fantasiosa, e sì, questo palazzo che viene trasferito direttamente nell'oceano. Potete già guardare il trailer che è disponibile su YouTube, ve lo lasciamo magari anche in descrizione, e niente, sembra carino. Sì, 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 sì. Poi abbiamo questa forse sorta di sequel di Loving Vincent, quindi abbiamo sempre questa tecnica della pittura ad olio per creare un film, sempre diretto da Dorota Kobiela, The Peasants, che sarà incredibile, cioè anche solo lato realizzativo questi film sono da vedere per forza. Sì, se volete prepararvi per questo film guardatevi Loving Vincent, abbiamo fatto anche il podcast, quindi ve lo mettiamo in descrizione. Non sottovalutatelo e non pensate che possa essere una barba solo perché è una cosa dipinta ad olio o comunque molto artistica, perché comunque anche la scrittura era qualcosa di molto molto interessante, quindi dateci uno sguardo. Assolutamente. Poi abbiamo diversi film che sono stati presentati ad Annecy e che diciamo teniamo un po' nel radar per quest'anno, tra cui Princess Dragon, che è francese, poi abbiamo Per l'Inps, che invece è del Brasile, e Naiola, che è una produzione sempre europea / francese, oltre a poi anche Unicorn Wars. Quest'ultimo è un po' più folle, però sì, sono diciamo tutti e quattro animazione un po' più indipendente, un po' più d'autore, quindi se tutti i titoloni di Disney, DreamWorks eccetera vi annoiano, date uno sguardo a questi titoli che potrebbero interessarvi. Assolutamente. E poi abbiamo la selezione di cinze per quanto riguarda i piccoli studi di animazione. Facciamo una breve carrellata degli studi indipendenti. Qui diciamo che sono film, sì, di seconda categoria, comunque non lo nascondiamo, però che comunque possono nascondere un lato un più interessante. Sì. Allora, Wizard Animation, che ci aveva già portato Agenzia Segreta Controllo Magia, torna con The Warrior Princess, staremo a vedere. Poi abbiamo invece The Amazing Maurice, che è invece questo film su questo gatto. C'è proprio un teaser trailer per adesso disponibile ed è molto strafottente, sì, come tutti i gatti ovviamente. Esatto. Poi invece Tat Production ci porta Argonauts, quindi questo mix tra gli argonauti e quindi qualcosa di classico greco antico, però in forma di animaletti carini, quindi vedremo. Poi dovrebbe finalmente arrivare Mavka The Forest, sì, Song, che è un film che ha subito diversi cambiamenti, la data è come se non ci fosse, è liquida e flessibile, però il trailer è già disponibile e sembra carino, quindi lo, sì, aspettiamo. Questo in particolare potrebbe essere il più interessante. Poi sempre in questa breve carrellata aggiungiamo anche Chicken Hair and the Hamster of Darkness, e poi però abbiamo anche Finnick di Ricky Group, che sembra carino, sì, divertente. Sì, sembra qualcosina film di più. Su questi esserini, i fins che si nascondono nelle nostre case, e questa ragazzina che riesce a vederli, quindi questi demoni pelosi e simpatici che a quanto pare abbiamo tutti in casa nostra, quindi magari ci facciamo più attenzione. Esatto.
Quindi passiamo sopra all'ennesimo film di Dragon Ball e andiamo a passare un po' di miscellanea, quindi serie TV, film, in live action, eccetera. Quindi, The Cuphead Show, quindi la serie su Cuphead, io non vedo l'ora perché è uno stile fighissimo quello di Cuphead, hanno fatto il giro inverso, piuttosto che fare la serie e poi farci il videogioco, ci hanno fatto il videogioco e poi ci hanno tirato fuori la serie. Ottimo, non vediamo l'ora. Ma perché tutta questa emozione? Perché se non lo sapete, Cuphead è un videogioco che è proprio basato sull'animazione. È fatto in animazione quasi. Sì, un'animazione molto in stile Disney, proprio prima che Topolino diventasse una hit. Esatto, è proprio animazione anni 50. E quindi è uno stile molto particolare, molto nostalgico, molto retro, però anche con questo character design molto particolare, colori pazzeschi. E quindi dai, la serie sembra molto carina. Sì, sì, sì. Poi abbiamo The Lord of the Rings, The Rings of Power, quindi arriva su Amazon la serie TV del Signore degli Anelli, che Dio ce ne scampi, perché potrebbe essere una roba bruttissima, però stiamo a vedere. Tanto niente potrà mai superare il Signore degli Anelli, è inutile che ci girano attorno e cercano di sfruttare ancora questo brand. Poi in live action torna anche Sonic nel secondo capitolo. Il primo era carino, quindi speriamo che il secondo lo sia altrettanto. E poi anche come secondo capitolo arriva Disenchanted, quindi il 2 di Come d'Incanto, che è questo film in live action misto animazione. Molto carino, classica commedia, però abbiamo questa principessa appunto dell'animazione che cade in questo mondo reale di New York. E comportandosi da principessa di animazione si rende leggermente ridicola e strana al mondo reale, ecco. Ma è interessante il primo incanto, è qualcosa di particolare e si prende in giro da solo e prende in giro la Disney di per sé, quindi è interessante. Sì, tipo principi che cantando infilzano autobus mentre esatto. Che li cavalcano, cioè è divertente. A me esatto. Piace molto il primo film, esatto. Quindi aspetto ardentemente il secondo. Poi abbiamo Animali Fantastici, Segreti di Silente, vabbè, nemmeno a dirlo che lo stiamo aspettando come non mai, nonostante la battuta d'arresto di non avere più Johnny Depp nel cast, vedremo come se la giocano, insomma. Il nuovo attore comunque fa molto Grindelwald, quindi stiamo a vedere, tanto ci piacerà di base. Sì, poi dal mondo Marvel segnaliamo Doctor Strange Multiverse of Madness, dove probabilmente ci sarà il ritorno di Wanda. Che bello! Calma, calma Cinzia, lo calma! Anche perché la serie mi è piaciuta un casino, va bene, abbiamo parlato a profusione in un video dedicato. Esatto. E poi uscirà anche Black Panther, Wakanda Forever. Vediamo come si rialzano, diciamo, dal non avere più l'attore protagonista del primo. Però comunque ha dei toni molto epici, sì. Il filone di Black Panther, quindi dai. E infine, dulcis in fondo, per chiudere con una novità, con una cosa che non c'è mai stata nel cinema. Pinocchio. Ma... Pinocchio, esatto, Disney torna su Pinocchio a fare un live action come se non ce ne fosse abbastanza di Pinocchio. Vabbè. Sui live action sapete come la pensiamo, l'unico che per ora si è salvato è stato Cruella, ne abbiamo parlato, sì. Per ora non c'è stato quasi nient'altro salvabile e vediamo. No, direi di no. Benissimo, quindi questa era la nostra selezione di quello che uscirà in questo 2022, fateci sapere voi che cosa più attendete, che cosa vi interessa, che cosa bramate vedere sui vostri teleschermi. Grandi e piccoli. Potete scriverci nei commenti su YouTube, Twitter, Instagram, usate la piattaforma che più vi piace. Metteteci un bel mi piace, iscrivetevi, attivate le notifiche per essere sempre aggiornatissimi su tutti i contenuti che anche produrremo da questo fior fior di cinema che uscirà. Non dimenticate di andare a visitare la pagina delle prossime uscite per tutte le date aggiornatissime e noi ci sentiremo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione. Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao!